Buongiorno, spero che tutto a posto. Abbiamo fatto poco di ritardo perché Timothy sta facendo un poco di questione con un altro cane fuori. L'ho portato a Montechiaro stamattina alle 6:30 e quanto prima faremo un collegamento da Montechiaro perché voglio farvi vedere che sta succedendo in campagna, che è troppo bello. Bene, allora abbiamo un sacco di cose di sfizio, un sacco di consigli belli. Uno, la cosa più particolare che voglio farvi vedere è questo qua. Questi sono gli scarti della spigola di ieri che abbiamo fatto al sale. Eccoli qua, li abbiamo recuperati, sono carichi di gelatina, sono a fine run. Mettiamo un poco d'aglio e vi faccio vedere che ne esce fuori da questo un poco d'aglio, tutto così, vedete, tutto a crudo. Ci apriamo un poco d'acqua, ma questo qua dopo lo mettiamo dopo. Aggiungiamo, guardate quanti sono belli questi pomodorini. C'era, questi sono i miei pomodorini da agricoltura biologica che fra poco potremo finalmente mettere in commercio. Salutiamo, ecco. Marina Milea, Walter. Ciao. Economico. Ciao Marina, ciao Walter, buongiorno a voi. Accendiamo sotto. E Giancarlo De Maio dice buongiorno, dispensatori di gioia e felicità. Buongiorno Giancarlo, grazie a te. Un bel ramo di prezzemolo e iniziamo a fare un brodo di spigola al sale. Già il nome di città da sono buona. Allora, salutiamo Romolo Algerni da New York. Luigi, Romolo, buongiorno a te. E Luigi Fornaro. Ciao Luigi, buongiorno. Prendiamo un poco d'aglio così ci prepariamo tutta la linea per questo piatto straordinariamente saporito e di totale recupero di cucina. Salutiamo Pier Marco Raniero Fiore, ancora si è collegato Salvatore Tortora e gli facciamo i nostri più cari auguri. Ciao Pier Marco e Salvatore, tantissimi carissimi auguri, grandissimo pasticciere, grande professionista. Allora, vi dicevo, facciamo questo piatto di grande recupero perché lo spreco alimentare sapete che è la mia fissazione. Sto vedendo che ultimamente si stanno concentrando molti altri colleghi su questa cosa e a me può far solo piacere, perché i veri sapori, i veri gusti, quell'umami nostro del Mediterraneo tante volte lo buttiamo perché non ci pensiamo, e solo per questo mi fa piacere farvi vedere questi piccoli. Salutiamo Pietro Esposito che è un nostro compaio. Pietro Esposito, se non mi sbaglio, vabbè, lo conosco. Pietro è il portiere? Sì. Ciao Pietro, grandissimo portiere. C'è Gianluigi che ci saluta. Buongiorno Gianluigi. Allora, buongiorno a te. Allora, mi raccomando, voi fate il pesce al sale, recuperate tutte le lische, lo mangiate bene, spolpate bene testa, i guancialotti, tutta la baratana, dovete rimanere solo tutte le lische e la pelle, allo sta concentrato sapore. Lo mettete da parte, l'indomani fate un leggero soffritto con un filetto di acciuga. Eccolo qua, un filetto di acciuga, un poco d'aglio, un filo d'olio, due pomodorini e lo facciamo andare piano piano. Farò più facile che succede adesso piatto, farò un buco in terra che non di te. Intanto il brodo della spigola, gli mettiamo un poco di sale, non molto. Intanto Antonino Barba dice buongiorno chef, tutto a posto, in campagna abbiamo fatto buco a terra, semina forever. Ciao Antonino, buongiorno a te, mi fa piacere che è tutto a posto anche per te. Concetta Marino dice buongiorno, la puntata di ieri sera è stata molto interessante. Grazie, grazie Concetta, buongiorno.
Allora, Rosario, qua sta prendendo colore, no, il fondo che sta facendo, l'ho sfumato giusto con un mentolino d'acqua. Eccolo qua. Che sta pronta a base, dopo vi faccio vedere che ne facciamo da questa base, che è una bomba. Domenico Mettiamolo da parte. della Bella ci saluta da Mantova. Ciao Domenico. Gaetano Calì dice buongiorno, ieri sera hamburger di Friarielli come immaginavo una bomba. Grazie Gaeta, sì, ma io la mia attenzione è anche a chi ha molte problematiche, a chi ha problematiche. Ce ne sono molti in giro tra la celiachia, alla dieta, ai vegani e tutte queste cose qua. Per questo cerco di ogni giorno di passare qualche consiglio che può essere utile un poco per tutti. Salutiamo Ludo R e intanto Dolci Momenti dice buongiorno, mi sono appena Ciao collegata, Ludo, cosa prepariamo oggi? ciao Dolci Momenti. Intanto, guarda, Dolci Momenti, apri via facendo. Che succede? Perché è bello scoprire queste cose, non ve le dico subito, perché è bello scoprire strada facendo. Allora, due patate. Luigi Buonocore dice Capferrat sempre presente, qui oggi piove, i fagioli sono già in cottura. Ciao Luigi, anche qua diciamo che il tempo non è un granché. Diciamo la verità, lui hai ragione, proprio il tempo passa e fa su. Poi una bella zuppa fa su. E di fatti faremo pure una zuppa oggi. Allora. Salutiamo Mike, ci tiene ad avere i tuoi saluti. Ciao Mike, buongiorno a te e benvenuto. Allora, acqua. Le Ancora Ludo R chiede come ha conservato gli scarti del pesce. ho puliti, pellicola, frigorifero, il posto più freddo del frigorifero. Si gelatina tutto, diventa un solo corpo ed è a fine rovo. Acqua, un filo del mio olio, olio di Montechiaro, un extravergine che sa di mare e di agrumi. Guardate quanto sono belli questi broccoli. Ce ne stanno le piante, ci stanno ancora regalando le ultime raccolte. Per questo voglio portarvi a Montechiaro, per farvi vedere quello che sta finendo, che ci ha regalato la terra fino adesso, e quello che sta nascendo e che ci darà tutta l'estate, che è una cosa spettacolare. Per questo qualche mattina avrete la sorpresa che il collegamento lo faremo a Montechiaro. Salvatore Alaimo dice buongiorno a Peppe, la maglia numero Buongiorno 10 degli chef. a te. Grazie, grazie Salvatore. Aggiungiamo un altro goccio d'acqua. E facciamo Ancora? partire i nostri broccoli con la patata sotto, avete visto? Un filo d'olio. Voi vi ricordate quando facete queste cose sembrano sempre molti a C'è Marco. stremitre, mettetele belli tutti stretti stretti, che piano piano diventerà pure molto capiente come pentola. C'è Marco che dice, Chef, buongiorno, se la invito a pranzo viene a provare i miei piatti? Certamente, dipende da dove stai, non è come fai fuori giro comune, dove abiti? Marco, dove abiti? Con grandissimo piacere vengo. Ancora Susi Esposito dice, bravissimo, ti seguo da poco, ma ho già provato una tua ricetta. Grazie, grazie mille. Allora, i broccoli stanno andando, avete visto, li ho fatti partire un bel mestolo di acqua, patate a tocchetti, un filo d'olio, il sale ci metterò, broccoli sopra. Gabriella Natale ci saluta, bentrovati. A me è venuta l'idea di creare un Peppe Rossella Guida Fan Club, che ne dite? Ciao Gabriella, buongiorno, benvenuta e ti ringrazio. Noi dobbiamo sempre organizzare tutti, se vi fa piacere, sul fatto della giornata dell'abbraccio. Facciamo questa cosa, la facciamo, ti individuiamo un posto qua a Vico e facciamo una cosa bellissima. Ci conosciamo e facciamo. Andrea dice comincio ad essere gelosa, mia moglie ti segue sempre. E ancora c'è il nostro Carlo Olivari dice oggi devo lavorare, però un saluto dovevo farvelo. Ciao Carlo, Buon bravissimo lavoro. Carlo, grande professionista, la pezza è tutta scassata, ma per quello che mi serve va bene qua, stropinaccio quanto più vecchio è possibile, basta che sono puliti, li usate per fare questa cosa qua. Guardate qua, questo è quello che voi sicuramente trovate in pescheria e non guardate mai, perché sono piccoli, perché ma ci passerà di rimangiare e mille cose. Questa è la frittura di paranza, vedete, questo qua è il fico,
si chiama il suo pesce, noi la chiamiamo a figa soace, che ha una carne tipo la sogliola, che è a fine romano, buonissima, dei merluzzetti, a triglie, il fragolino, tutti quei pesci, eccolo qua, guardate, che poi, merluzzetti, che poi questi pesci, un totanetto, ci stiamo pure un totanetto, stamattina li ho presi, che più tardi posto una foto di quello che c'era stamattina, e non ho avuto tempo perché C'è voglio Margherita farvi vedere. Esposito che dice: Buongiorno, tengo buco, però rindo stomaco, era Magari fame. vieni qua che stamattina siamo a frittura di paranza. Giancarlo Mennella ci saluta da Maiori. E Ciao Giancarlo, grandissima ancora cittadina, Carmine bellissima. Minutolo che ci saluta. Grazie per i video. Un saluto da Pisa. Pisa, Pisa. sì. Pisa. Ciao Laurent dice: Marco. Vous êtes un très grand chef. Grazie Lorenzo. Ti ringrazio, sei gentilissimo. Detto da un francese, oh. Giuseppe dice: Chef, buongiorno, voi meritate i complimenti, ma preferiamo Rossella. Ostaccio, ma come si brava, Giuseppe. Allora, frittura di paranza. Costo 4-5 euro. Niente. Un chilo e mezzo spendete 6-7 euro. Di pesce freschissimo, italiano, vivo. Andate qua, è uno spettacolo. Olio caldo, lo mettiamo a riscaldare. Voglio far vedere come lo preparo. Allora, ho messo farina 00 e farina di riso mischiata. Acqua. C'è Attilio Carrozza, dice: Buongiorno caro Peppe, hai mai pensato di fare un videocorso? Videocorso. Videocorso. Un corso. Ah, videocorso. Sì, un videocorso. Attilio, vedi che lo stiamo facendo tutti i giorni, secondo me, perché queste sono proprio quelle cose che potrebbero essere molto utili per voi che amate la cucina e che ne stiamo approfittando per questa situazione di vedere tutte queste belle cosine. Ecco qua i broccoli, vedete come stanno andando bene? Intanto Vincenzo Fusco ha fatto i conchiglioni ripieni delle polpette del giorno prima, davvero straordinari. Immagino, sono buonissimi, sono d'accordissimo con te. Ma la particolarità è che il conchiglione lo devi continuare a cucinare nel sugo delle polpette, perché se lo cuoci totalmente in acqua non è la stessa cosa. Per questo ci tenevo a farlo vedere così. Salutiamo Carlo Scalese da Mercato San Severino. Ciao Carlo, buongiorno. Allora, frittura, eccola qua, vedete? A fine romun. Buonissimo, e vi dicevo, pesci che costano veramente pochissimo, vivi, e di solito non si accattano. Voi comprate, fate attenzione, comprate pesci che vengono dall'estero, spigole orate soprattutto, che non hanno niente di pesce, che è tutto plastica. Preferite questi, sì, sono pieni di spine, ma se vi mettete un attimo e vi concentrate a mangiare questi pesci, vi posso garantire che voi ci prenderete talmente a piacere a mangiarli con le mani, salati e con le mani, che voi poi li andrete a caccia perché sono buonissimi, hanno grande sapore e sono divertentissimi da mangiare. Ah, Marco Perini ci risponde, dice: Chef, sono di Milano. Sì, Marco, vengo, vengo, a Milano ci vengo spesso, per questo vengo. Allora. Però è originario di Caserta. Ah, beh, venga ancora più volentieri, ma non per tutto, perché ci sta qualche milanese che non è che mi piace tanto. Allora, eccolo qua, acqua fredda e ghiaccio. Vedete i vostri pesci? Vedete, bel pieno di farina, lo passate giusto un secondo nell'acqua ghiaccio e lo andate a friggere. C'è Rosaria Cuomo, dice: La signora del piano di sotto vuole i danni per i buchi a terra che sto facendo. Eccolo qua, lo sa, portaci qualcosa che se vai. Quando cucino, portaci C'è qualcosa. Andrea Pieri che si è collegato. Buongiorno Andrea. Andrea, buongiorno a te, eccolo qua. Friggete a poco alla volta, mi raccomando, perché
Se caricate troppo l'olio di prodotto, si abbassa troppo la temperatura e viene mosso il fritto. Giovanni Sorrentino e Mapi dice: noi già ci siamo per la giornata dell'abbraccio. E Bene. ancora Salvatore Tortora è il primo iscritto al fan club. Grazie, grazie mille. Ti ringrazio Giovanni, ti ringrazio Salvatore. Eccolo, Andrea Pieri dice: buongiorno, io intanto vi mando un abbraccio virtuale a tutte e due. PS, che pasticcera che è a casa. Hai ragione, Piero, e c'è un'altra sorpresa che la posterà fra qualche giorno, che è una cosa eccezionale. Buonissimo, devo dire la verità, è stata una sorpresa, abbiamo scoperto, perché qualche volta l'ho visto che lei ha la stessa passione del fratello per la pasticceria soprattutto, e in questo periodo ha fatto di tutto e di più, di dolci, di biscotterie, cake, tutti questi cose qua. Poi ha avuto l'assist 2, da lì non si è capito niente di più. E ha avuto la conferma che lei ha questa grandissima passione per la pasticceria, ma soprattutto per l'alta pasticceria. C'è Pippo che dice per 6-7 euro è difficile trovarli. No, assolutamente. Pesci di Taranto, guarda, mi sono allargato 6-7 euro al chilo. Questi qua, se prendi da Paranza, questo è il prezzo. Almeno dalle nostre parti, chicco, poi non Anche so. Anna Donna Roma dice qui 6 euro non entri nemmeno in pescheria. Ma la donna Rumi di Vico? Non lo so, no, non, dalla foto non mi sembrava lei. No, perché c'è una Anna donna Rumi di Vico che conosco, no? Fidatevi, chiedete la Paranza, di più non vale. Allora, una parte di broccoli che ho messo a cucinare li ho tolti e li tengo belli al dente, me li metto da parte. Gli altri li continuo a cuocere fino a farli quasi stracuocere. Ivan Tammaro ci saluta dall'Irlanda. Ciao Ivan, a me Irlanda e Scozia sono due posti che mi attirano tantissimo e prima o poi devo venire da quelle parti. Guardate un attimo che cos'è questo fritto. Guardate, duro. Guardate, spettacolare, vedete con me? È twist, bello, guardate, è eccezionale, guardate C'è qua. Renato Angelillo, dice chef, buongiorno. Qualche Buongiorno, volta inviti la signora Miniero che ci hai presentato sul gambero rosso? signora. Ah, certamente, lei è un'altra grandissima artista della cucina antica di recupero. Anzi, io qualche volta che vado da lei mi incanta ad ascoltarla perché veramente là fa in un corso accelerato di cose di questa grande tradizione dello spreco alimentare, di tutte queste cose qua. Là non esiste proprio, veramente là siamo a tantissimi livelli. Lo farò, quando saremo a Montechiaro mi organizzerò per questa cosa. C'è Guglielmo Farinelli, dice tra il tuo libro e le tue dirette, finita la pandemia, dovrò fare un giro del mondo a piedi. Togliamo un momento tutta la baratana. Allora, c'è Luca Martinelli, dice: Chef, stai trasmettendo la gioia nel cucinare, traspare in tutta la tua generosità. Grazie. No, grazie a te, sì. Angelo Guardate. Esposito dice: perché si passa in acqua e ghiaccio? Acqua e ghiaccio perché con lo shock termico dell'acqua ghiacciata con l'olio bollente fa sì che si crea quella scorza, la crosta più croccante, diciamo. Quindi sempre la scorza, perché mi riporto un po' alla napoletanità. Si crea questa crosta croccantissima che è molto molto piacevole da mangiare. Poi dopo questi pesci si mettono sale e pepe, quello si mette a centro tavola con dei pezzi di limone dentro. Potete farci vicino nella stessa farina, con la stessa tecnica o qualche pezzo di pinocchio, qualche pezzo di carota,
friggete tutto, mettete a tavola una bella insalata e ve li mangiate con le mani e vedete che sapore, che piacere, che sfizio. I pescatori si mangiano il pesce sempre col pane, tengono sempre il pane vicino, perché se dovessi cogliere una piccola spina, mangiatevi una bella mollica di pane che se ne scende tutto cosa, state tranquilli. Camillo Renza dice: Peppe, con le tue ricette a Milano sto facendo a ricreare i miei coinquilini. Bene. Intanto ci saluta Lucia Maresca di Vico. Buongiorno Lucia. Ciao Lucia. E Camillo di Milano, non capito? Sì. Ciao Camillo, mi fa piacere che i nostri amici milanesi gradiscono. Maurizio ci chiede un saluto alla piccola Vittoria. Carissima Vittoria, un grandissimo saluto. E anche a papà Maurizio. A testa del totano, diciamo tutto bello intero. Annunziante Aliberti mi hai fatto richiamare dal presidente della regione Toscana, Merit, che stai combinando. E io ho detto, è tutta colpa del mio bombarolo Peppe. Ciao Annunziante, buongiorno. Eccolo qua. Pietro dice, questi sono dei tiri imparabili. Eccolo qua, una bella triglia. Chiedono di vedere piano piano il passaggio acqua e ghiaccio. Eccolo qua, facciamo l'ultimo. Yamabiga Suage. Ah, qua ci sta quest'altra testa, la testa, eccola qua, farina. Velocissimo l'acqua e ghiaccio, olio. Fate attenzione, mettetevi, siamo, vedete, io sono un passo indietro perché potrebbe schizzare un poco, ma non vi preoccupate, dovete fare attenzione, non è che ci fate il bagnetto, perché se ci fate il bagnetto schizza tutto. Vedete, a me non sta schizzando niente. Giuseppe Balestrino dice: la giostra guida funziona, salite tutti che qui non si perde mai, siamo oltre i 600. Grazie Giuseppe. Ancora Andrea Pieri dice: che mano, adesso voglio venire ad assaggiarli, brava Rosso, uno spettacolo per gli occhi. Andrea, io ti aspetto. Che cosa, i dolci vuoi assaggiarli? Sì. Guarda, Piero, ti devo dire... Andrea Pieri. Andrea, ti devo dire che sono buonissimi. Ma non perché le ha fatte lo stesso, perché io sono un criticone incredibile. Ho sempre da dire, per cui cerco sempre l'eccellenza e ti posso dire che sono buonissimi. Io ultimamente ho provato la tarte citron di Jeanine, non so, c'è cosa che ci sta a traduce. Vabbè. Che è pure amico mio, è un mio caro amico. Abbiamo fatto pure una cosa assieme a Pestum e tutte queste cose. E lo ritengo uno dei grandi pasticceri a livello mondiale, non so tu che ne pensi. E la chissà che ho provato di Rossello, devo dire la verità, non è da meno. Eccolo qua. Allora, Massimo De Mura dice: signor Guida, lei frigge con olio extravergine? Olio di arachidi, Rossello. Olio, no, eccoli qua, vedete, olio di semi di arachidi, eccolo qua. Stefano ci saluta da Stoccarda e Luigi da Siena. Ciao Stefano, buongiorno, ciao Luigi. Ecco qua. Angelo Esposito dice: come mai acqua e ghiaccio? Acqua e ghiaccio per creare quella crosta croccante. E le andiamo a posizionare. Aspetta, vediamo un altro poco di strappo. C'è Ela, dice: ma non schizza poi? Mettendoci a quelli. Io l'ho fatto in diretta, hai visto? Basta asciugarli bene prima della frittura e poi passarli leggermente e velocemente nell'olio bollente, nell'acqua calda e poi direttamente nell'olio bollente. Eccoli qua, guardate che sono come uno spettacolo. C'è Ludo R che chiede se a giugno riapriremo a Montechiaro. Sì, stiamo aspettando un poco come si sistema tutta la cosa, noi come no vorremmo aprire già questo fine mese, ma non è possibile, però aspettiamo un po' i decreti che cadono tutti in cagnino uno. Giacco dice: ieri ho visto il video delle polpette di pollo con la nonna cotte nelle foglie di limone, sì, una genialata. Li faremo quando prima faremo anche quelle. Giselle ci saluta dal Brasile. O prendiamo qualcosa del libro e li faremo. Ciao Giselle.
Eccola qua, la faccio vedere come va. Giovanni Don Anselmo d'Apice dice per la giornata dell'abbraccio io ci sono. Benissimo. Certo, Giovanni, tu sei sul noi siamo mangiare. Paolo D'Amato dice la domenica a casa mia la paranza non manca mai. Sì, sono d'accordissimo che veramente è il mare con poco prezzo e divertentissimo da mangiare. Francesco Vollono dice fate delivery nei UK. Guardate, mettete questo qua, lo portate al tavolo e vi mangiate che male. Ascoltate. Allora, Paola Sale. Cipriani ti saluta. Ciao Paola, un po' di Giuseppe, pepe. vi lascio. Ciao Giuseppe, buongiorno a te. Un po' di pepe. Giovanni Petrolini dice: descrivi i tuoi piatti come se fossero dei quadri. E Grazie, Giovanni. ancora da David Fiordigiglio dice: c'è un profumo che lo sento fino a Bergamo. Buonissimi. Ma la cosa bella di questo fritto è che conviviale. Guarda, questa frittura di paranza la trovate in tutte le pescherie. È conviviale, è bella, vi mettete tutti insieme a mangiare questa cosa. Vi divertite. Lo prendete senza usare le posate, mi raccomando. Rossana Marmo dice: sei molto umile e chiaro nei tuoi consigli e sotto la tua guida riescono tutte le ricette. Sì, grazie. Cerco. Rozzana, cerco di essere quanto meno difficile possibile perché basta che inserisco due o tre termini complicati di cucina e si ha subito un attimo di destabilizzazione. Invece così uno tre botte e ti fa capire quello che da fare senza fare troppe scienze. Geraldo dice: secondo me Agamis è antimacchia, Gerardo, ma tu insisti altrimenti con non sta si camicia. Tu spiega. insisti con sta camicia. Tanti a fa pure me la faccio portare. Allora, Santo dice: buongiorno da Edimburgo, vi seguo ogni giorno, è molto bello cucinare senza sprechi. PS, credo che con i prodotti che ci sono in Scozia potreste creare delle fusion da paura. Bravi, ciao da Gianni. Ciao Gianni, sicuramente, figurati, la Scozia è una grande terra. Ripeto, io non so perché, io dico sempre che in un'altra vita erano via suo viking. Non lo so, ma io sono molto attirato da quei posti. Non lo so, perché, ma è la realtà, non sto scherzando, è la realtà. Eccola qua, vedete? La patata è quasi cotta. Guardate che bella zuppetta, queste per le signore vegetariane e vegane. Ciro Sannino dice: ma la sede principale è a Vico e la seconda è a Montechiaro, giusto per capire dove Sì, devo venire a Fifos. tutte e due stanno a Vico. Nonna Rosa è al centro di Vico, è a 900 metri dal centro di Vico. Invece Villa Rosa, la casa di Della, è a 2-3 km dal centro, frazione Montechiaro. Navino un po' scassato fuori mano. Non ho capito, non sei. Allora, c'è Andrea Pieri che ci fa i complimenti per le padelle, dice: le adoro, la cosa fondamentale sono le attrezzature in cucina e molti le sottovalutano. Hai ragione Andrea, è la prima cosa, è la prima cosa. Io quando vedo quelle cose tutte scassate di lamiera, io dico sempre, vi consiglio sempre, un pezzo all'anno, ma deve essere quello lì che deve fare una differenza, perché poi li benedirete quei soldi. C'è Fortuna Casella che dice: sono broccoli di rapa oppure sono dei friarielli? Sono broccoli di rapa. Ok. Eccomi qua. Sasà Vedete? Atanasio dice: siete delle bellissime persone, Dio vi benedica. Grazie mille. Grazie, grazie Rosa. Ecco qua il brodo, Rosa, vieni qua, il brodo della spigola al sale. Abbiamo fatto un'acqua pazza. Guarda bene, che già sono brodo, guardate qua, Rosa, qua. Guardate, questo qua è tutto andava nel bidone della spazzatura. Che facciamo? Lo andiamo a colare direttamente nella nostra padella dove abbiamo fatto il soffritto di
aglio, olio, acciughe e pomodorini. Ehi, questa è una zuppa che fa un buco in te. Sempre pensando, guardate, a me è una fissazione, allo spreco alimentare. Mi raccomando, per me è una missione su parte dello spreco alimentare, perché veramente si butta di tutto e di più inconscientemente e tante volte neanche con incoscienza, proprio perché uno non riflette, non ci pensa su, ma io capisco perfettamente, perché ci sono tanti che non è il loro mestiere, per questo non ci vanno neanche a pensare. Per questo penso che il nostro dovere è questo. Carmelo ci saluta da Buenos Aires. Ciao Carmelo. Eccolo qua. Allora, i broccoli, un'altra parte che ho tirato al dente, li vado a dare una botta di coltello, leggermente a tritare, non esageratamente. Nunzio di Si spargerà Lorenzo così noi bruciamo. ci saluta da Somma Vesuviana. E vanno vuol dire, ciao Nunzio, un corriere, buongiorno da Somma Vesuviana, buongiorno, ormai sono imparata, ma non capisco, che si vanno in natura, qualcosa possono pure acchiappare, altrimenti non prendono niente. Ecco qua. Allora, pane tostato, pane duro, tostato, che già così è troppo buono, un pizzico di sale. Fate una bella zuppa di fagioli, buttateci sto pane e vedete se non facete un buco in terra. Massimo Carro dice: buongiorno chef, la mattina devo mettere la sveglia alle 5 per guardarvi, ma ne vale la pena. Ah, Da dove ci scrivi, Massimo? grazie mille. Allora, pane duro. Vediamo un attimo, mettiamo sotto al fondo del nostro tegame una parte di pane, perché oggi si mangia pane duro e per questo lo dobbiamo utilizzare in paio di posti, in paio di piatti. Pane duro, guardate qua, andiamo su e ci andiamo a posizionare. Le signore che vogliono fare la dieta se la mangiano senza pane. Chi invece il problema lo vuole rimandare, ci versa su questa zuppa di broccoli, tutto ci dovete mettere, tutta la zuppa, l'acqua, il brodo dei broccoli. Ehi, guardate qua che cos'è, continuo crepe patate. Un bel filo d'olio e facciamo tipo un pancotto. Guardate qua, se vi piace il peperoncino, l'anduice, ne fate una tritata sopra e o vicino sotto se ne dà fuori. C'è Nunzia Cascone che dice: per favore puoi domandare a papà la pasta di Martino dove la vendono? Io sono di Vico. Grazie. Ma guarda, la dovrei avere un po' dappertutto. A Vico, ma non lo so dove la tiene. Se non mi sbaglio, c'è quella salumeria Di fronte al di comune fronte al vecchio. comune vecchio, Sì. dovrebbe averla, se non mi sbaglio. Ok. Allora, una parte dei broccoli, vedete, che abbiamo recuperato, perché era un'assaia. E questo campate sempre, mettete giù, calcolate le cose, quello che potete mangiare, quello che ce la fate a mangiare, altrimenti cambiateci con, notate che è bello che cambiate piatto e con lo stesso ingrediente facciate un'altra cosa, Intanto capito? comunque la pasta è possibile acquistarla sul sito Sì, passadimartino.it. sul sito di Pasta di Martino si può acquistare sicuramente fra poco, assieme al nostro olio. Per il momento al nostro olio e ai nostri pomodori ci sarà pure la pasta di Martino sul nostro shop online. Allora, Luigi la Rescigno zuppa. dice: quando cucina si ferma un rilorgio. Luigi? Sì. Ciao Luigi, grazie, sei troppo buono, ti ringrazio.
anelletti, ma potete mettere tubette, passine, spaghetti spezzati, quello che volete. Nella zuppa della spigola al sale all'acqua pazza, dentro. C'è Anna Noto, dice: tutti i giorni aspetto con ansia la tua diretta, sei un grande chef. Io non sono tanto Grazie. brava in cucina, ma le tue ricette sono una bomba, buonissime. E sei anche Grazie, Anna. bravissimo nella spiegazione. Sono una napoletana nata a Bosco Reale. Grazie Anna, sei gentilissima. Faccio del mio meglio per cercare di trasmettere quanto più è possibile la nostra grande tradizione gastronomica. Giuseppe D'Agostino dice: buongiorno da Salerno, viva l'antispreco. Ciao Giuseppe, buongiorno. Salutiamo il dottore Aniello De Rosa. Dottore, sempre un piacere. Allora, mettiamo i broccoli che ti date, li metto qua. Albume d'uovo che mi è rimasto. Mettiamo giù. Pizzico di sale. Ci saluta Johnny Stecchino. Ciao Johnny, un po' di pepe. Alla Benigni. E ancora c'è Giusy De Rosa, paragonabile ad un brano di Ennio Morricone, sei sublime. Grazie Giussi, un pugno di parmigiano, una bella sbattuta. Ancora Luigi dice: chef, con te il bidone dell'umido non serve. Oh no, guarda, tu vedi il nostro risparmio, quale saremo? Qual è il nostro risparmio? È incredibile, la padella calda, ecco qua. È incredibile, umido, sapone, detersivo, cose, vedi quanto si risparmia. Allora, bianco d'uovo con sale, pepe e parmigiano e gli altri toccati di pane. Questo già l'avete visto, i suoi servizi, eh? È vero? E ce lo lasciamo a rigenerare un poco dentro. C'è Daniela Cavezza, dice: io non le posso fare queste ricette, il palazzo è vecchiotto, scendo giù dalla signora con tutti questi buchi. Vai, allora non ti preoccupare che la signora ti capirà. Un filo d'olio. Quando fate la frittata non ci vuole un filo, ci vuole un po' di più. Qua il pane si sta rigenerando nell'albume. La nostra minestra sta andando avanti, guardate che è una bomba atomica, questa minestra di acqua pazza di spigola a sale. È una cosa eccezionale. Cellina Esposito dice: ciao, stamattina ho fatto tardissimo. Salina, che hai fatto? Era il mondo. Devi essere preciso, mi raccomando. Mi stanno segnalando da un poco di giorno a questa parte che molte ricette le stanno riproducendo altre persone. Io non li chiamo cuochi. Altre persone. Io vi ringrazio che lo fate. Mi fa piacere perché vuol dire che se si copia la cosa ne vale la pena. Vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Ma almeno dire la paternità sarebbe più onesta. Se no facciamo sempre quelle cose da napoletani. Io sono talmente fiero di portare avanti la mia tradizione della terra che amo, di cui ho fatto pure il programma. Questa terra è la mia terra, di tutto il sud e tutte queste cose. Poi ci mettiamo a fare queste cose e chi vede da fuori sicuramente ci critica. I napoletani sono sempre loro. Cerchiamo di essere più onesti. Allora, più intanto onesti. Allora, Giuliano olio. Giuliano dice: sei un concerto di chef messi insieme, è una regia superba. Grazie Giuliano. Grazie Giuliano. Allora, il bianco d'uovo bello rigenerato col pane tostato, parmigiano, dentro. Questo quando vi rimane bianco d'uovo, non sapete da fare, avete fatto la crema, avete fatto qualcosa di bello, sbattuto, vedete che succede. La pastina sta andando, il cucchiaio lo tolgo perché l'altro giorno pure che mi ritto perché la pentola sapeva di legno, io cucino con questo da sempre e cucinerò con questo per sempre. Le palette, le cucchiaiole di plastica piegate
non mi piacciono, mi danno fastidio perché secondo me non accarezzano il cibo come si deve, ma è una questione da me, per questo mi dispiace carissimi amici miei, ma io così ci sono fatto con questa qua uso. Così sono cresciuto, così ho visto di fare per una vita intera e così mi piace. Che mi fa? Se mi fa la ragione, facciamo c'è una ragione. Mettiamo un altro filo d'olio torno al bordo, così scende meglio. I broccoli, e andiamo a mettere i broccoli che abbiamo fatto, che abbiamo lessato prima, alzati prima dalla padella della zuppa. E li abbiamo conditi con un pizzico di sale. Maria Valentino dice buongiorno da Caserta, appena passa la pandemia verrò a conoscervi, fate passare la malinconia, siete un toccasana. Grazie Maria, ti ringrazio. Piatto vegetariano, salutare, e perché no, se li mangiate, guardate che cosa, guardate. Vediamo un po' più al centro. La tiriamo un poco più su, eccola qua, non vi preoccupate che si rompa tanto. Voi non dovete mai disperare in cucina, se non viene esteticamente perfetto non vi preoccupate. Abbiamo anche Christian De Rosa che ci invita a casa sua a Trieste a mangiare, e ancora il nostro Giuseppe Balestrino, lo attendevamo, dice il nostro appuntamento quotidiano volge al termine, mi raccomando ci vediamo domani sempre più numerosi. Ciao Giuseppe, Cristiano, figurati, vengo veramente con piacere, ho un lunghissimo tour da fare. C'è Gianfranco Lorizio, dice buongiorno chef, volevo sapere riguardo la genovese di sabato. Guardate, allora questa qua la girate così, se non riuscite a farla così girate col coperchio come vi ho fatto vedere l'altra volta. E la fate andare con la fiamma bassissima. Gianfranco Lorizio dice volevo sapere riguardo alla genovese di sabato, per quattro persone quante cipolle servono più o meno? A proposito, guarda Gianfranco, grandissima domanda mi hai fatto, perché mi ero dimenticato di dire questa cosa. Allora, le dosi che vi ho dato io è pure per conservare un poco di genovese, per non farvi consumare tutti, se ne parliamo sempre della stessa cosa, per quanto riguarda lo spreco. Allora, per non farvi consumare tutto il gas per quelle 2-3 ore di cottura, io vi ho dato una dose che poi un poco lo mettevate via l'attrezzetto per metterle sotto vuoto in bustina alimentare, lo congelavate e tenevate la genovese pronta, per questo ho dato quella dose lì. Altrimenti fate tutto per metà, le dosi che vi ho dato fate tutto per metà, perché per 4 basta e vi avanza pure, Così dopo 2-3 giorni lo rimangiate o lo vado a riso, oppure ne conservate giusto un altro poco per farvi l'altra mangiata dopo qualche settimana, dopo una settimana. Intanto Ezio Zeno dice chef, nel freezer ho una corvina pescata un mese fa di circa 3 kg, al sale va bene? Mi indica un'altra corvina. Ezio, guarda, la corvina è una cosa esagerata, è uno dei pesci che più preferisco mangiare, è una carne che è una cosa esagerata, buonissima. La corvina è 3 kg, non è facile neanche trovarla al mercato. Anzi, penso al mercato, non in pescherino, vai. Io non l'ho mai vista. La fate andare piano piano, guardate quanto è bene che sta frittata. C'è una foglia di broccoli, 2 fette di pane e l'albume d'uovo. Giusta mozzarella, giusta salume, può mangiare una vegetariana benissimo. Pure fa dieta, ne togliete il pane e fate... Vi mangiate una cosa che si intera, senza pane per la dieta non ci dai di pane. Dimmi così. Allora, Rocco Nina dice chef, saluti da Ventimiglia. Cosa vuol dire fare il buco a terra? Allora, il buco a terra è un detto napoletano per dire quando una cosa è buona, buonissima, bellissima, è bellissima, fai i buco a terra, tanto dai salti di gioia che fai. A balle qua fai il buco in terra. Eccola qua, questa qua la togliamo e la facciamo scivolare delicatamente sul nostro piatto. Guardate qua. Dite la verità, vogliamo questo. Guardate, sono eccezionali. Vediamo questa qua. Eccolo qua. Sono eccezionali. Buonissime.
Voglio provare la nostra minestra. Potete mettere qualsiasi tipo di pasta, mi raccomando, io tenevo gli anelletti. Sono buonissimi. Valentina Sant'Anastasio, la brand manager del pastificio Di Martino, pastificio dei Campi e Margherita Maggi Foglie, che collaboriamo ormai da 5 anni assieme. Sempre lo stesso gruppo, pastificio Di Martino, Valentina Sant'Anastasio. Lei mi mandò questi anelletti per farmeli provare, per sapere, e io già li avevo provati l'altra volta, che volevo fare il timpano di pasta alla siciliana, che poi faremo in maschietta che esce nel Molignana, che comunque siamo a buon punto. Rino Belgioioso dice: la cosa fantastica che avete, che portate con orgoglio nel vostro ristorante quella che è la qualità dei prodotti presi direttamente dal vostro orto. Sì, ma la cosa incredibile che io faccio, ma non perché sono Superman, è che vorrei che qualcuno capisse, perché a volte gli sfugge questa cosa, è che io ho il piacere di avervi ospiti come avessi il piacere di avervi ospiti a casa mia, perché questa non è la cucina del ristorante, questo è quello che faccio quando viene un mio amico, mi mette in cucina e ci mangiamo una cosa. Questa è la cosa, il concetto di quello che sto facendo, perché il ristorante per il momento non ci penso, ma vediamo che succedono con i decreti e poi decideremo cosa fare, perché non è una cosa facile, e mi rendo conto che tanti miei colleghi stanno in grande difficoltà come me e stiamo aspettando che succeda. Salutiamo ecco. Luca Zeppini e ancora Giovanni Donnanzelpo dice: la cucchiarella è una religione e Peppe è il papa della cucchiarella, io sono il suo chierichetto. Esattamente Giovanni, che capisci allora? Senza cucchiarella non si può andare a messa. Eccolo qua, un filo d'olio crudo, qualche fogliolino di prezzemolo sopra, vieni qua Rossello, questa è una minestra di acqua pazza di spigola al sale, buonissima. Tutto l'umore del pesce è stato estratto ed è stato rimesso qua. Invece, se uno non ci pensa, va nell'umido. Facciamo scarto zero, estraiamo i migliori profumi e sapori. Voi, se fate questo piatto, quando cucinerete il primo pesce al sale che farete, conservatevi gli scarti e fate questo piatto velocissimo, giù niente. Il giorno dopo fate questo piatto, vi ricorderete dei miei consigli, che sicuramente vi darà grande soddisfazione. Bene, vi voglio ringraziare, siamo in anticipo, olè. Vi voglio ringraziare sempre per le condivisioni, siete fantastici, mi raccomando, continuate ancora, perché è il regalo che vi chiedo, e così mi aiutate a diffondere la nostra filosofia, che è per la salvaguardia del pianeta. Se ognuno di noi farebbe un granello di come lo sto facendo io, tanti di noi, tanti granelli potrebbero riempire un sacco. Bene, vi ringrazio per essere stati con me oggi, vi ringrazio per la pazienza che avete. Vi ringrazio per le condivisioni che fate e che farete, e ci vediamo domani alle 11, e mi raccomando, per la genovese preparate già le cipolle come vi ho detto ieri, o con un robot, loro pulite le cipolle, le fate a pezzettoni, poi in un robot a scatti, ta ta ta, deve essere molto grossolana la cipolla tritata, altrimenti tritatela a coltello, non vi preoccupate, tritatela così. Tritatele, le mettete da parte, due o tre carote, un pezzo di sedano, la carne e niente. Fate la metà delle quantità che vi ho dato, così vi facete una bella mangiata sabato e sì, facete pure domenica. Se invece fate quella quantità che vi ho detto io, la mangiate sabato e il resto ve lo congelate in due o tre sacchetti, e quando ve ne ha voglia non dovete rimettere tutto questo. Ma soprattutto non dobbiamo consumare 3 ore di gas o 3 ore di corrente, che sia cosa, perché nella stessa pentola così riusciamo a mettercele
risparmiare 2-3 ore di energie sicuramente non dispiace a nessuno. Bene, vi saluto, vi auguro buona giornata, ci vediamo. E mi raccomando, tutto a posto. Arrivederci.